Signora Presidente von der Leyen, onorevoli deputati, signore e signori, sono venuto qui per seguire l'esempio di Mario Draghi, di Emmanuel Macron, e per dire che l'Unione Europea deve cambiare, e oggi vorrei convincervi di questo. Dal 2011 l'Ungheria per la seconda volta riveste la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, e anche io personalmente rivesto questa carica per la seconda volta. Sono già stato qui al vostro cospetto e per la seconda volta vi presento il programma della presidenza ungherese. Io sono deputato da 34 anni, quindi sono consapevole dell'onore che mi fate ascoltandomi. Io parlo qui come primo ministro di fronte ai deputati europei e questo è sempre un onore. Ci sono dei possibili paragoni che si possono fare. Al tempo della prima presidenza, nel 2011, vivevamo anche lì dei periodi di crisi, dovevamo far fronte alle conseguenze della crisi economica e finanziaria e le conseguenze della primavera araba e della catastrofe di Fukushima. Allora avevamo promesso un'Europa più forte, abbiamo mantenuto la promessa, siamo riusciti infatti a elaborare la prima strategia a livello europeo sui Rom e la strategia sul Danubio. Sotto la nostra presidenza, tra l'altro, abbiamo avviato il processo di coordinamento delle politiche economiche chiamato semestre europeo, e questa è la nostra missione di allora. E poi siamo riusciti a concludere nell'Unione Europea con successo un processo di adesione dopo la presidenza ungherese nel 2013. Tutto questo comunque ha visto i suoi frutti nel 2011. Non è stato facile e il lavoro di oggi è molto più difficile rispetto a quello di allora. E la situazione dell'Unione Europea è molto più grave rispetto a quella del 2011 e forse è anche più grave di qualsiasi altro momento della storia dell'Unione Europea.